È riuscito in 72 ore a percorrere in bicicletta quasi 700 chilometri. Massimo Pascale, 35 anni, è riuscito in una vera e propria impresa. Era partito venerdì scorso all'alba da Piazza Grande ad Arezzo con la sua bicicletta da corsa. Con il solo supporto di alcuni amici che lo hanno seguito in camper, ha tagliato il suo personalissimo e durissimo traguardo, arrivare sul Monte Bianco. L'ultimo tratto, partendo dal lago Combal, lo ha dovuto per forza scalare a piedi con l'aiuto di una guida alpina. Dalla Futa all'Emilia, passando per Piemonte e Valle d'Aosta, probabilmente il punto più difficile. Professione operaio, Massimo di origini lucane, anche se da diversi anni vive a Capolona. Un'impresa preparata per tempo, soprattutto dal punto di vista fisico, è nata dalla voglia di rimettersi in gioco, sfidando i propri limiti. Arrivato sulla cima del Monte Bianco, ha aperto la letterina che il figlio di 11 anni gli aveva scritto prima di partire. E la dedica per avercela fatta va soprattutto a lui. Massimo vuole essere un esempio, vuole far capire ai giovani il valore della fatica e la gioia di raggiungere traguardi che sembrano impossibili. E dopo aver conquistato il Monte Bianco, sicuramente avrà in serbo altre sfide per infrangere altri limiti.